Simone di Bobbio, che ha curato la traduzione in lingua italiana di Sorgo d'acciaio, un libro scritto da un collettivo anonimo di cinesi, diciamo della cinese anche parte della diaspora. È un libro che racconta, diciamo, i prodromi dello sviluppo economico in Cina, soprattutto soffermandosi sul periodo antecedente alle riforme. Per quanto, diciamo, una dimensione geopolitica è molto attuale, che è quello che dovremo affrontare oggi, cioè provando un po' a discutere insieme quelli che sono due conflitti paralleli: uno è la guerra in Ucraina, che è un conflitto purtroppo anche più canonico e chiaramente belligerante, e invece anche la guerra tecnico-commerciale tra mondo occidentale e Cina. Nonostante siano questi due libri sicuramente distanti anche come contenuti, tuttavia si possono connettere, perché diciamo, io e Simone proveremo a descrivere quella che è stata, diciamo, l'azione, ossia l'ascesa cinese, che ha prodotto la reazione, quindi il comportamento da parte degli Stati Uniti al quale assistiamo oggi, nonostante siamo un libro molto distante, questa temporale sia anche, diciamo, come domande che si volgono, forse anche un futuro a quale si rivolgono, proveremo appunto questa proposta di metterli insieme per costruire il terreno per discutere di questi due conflitti che ci dare. Ringrazio ancora Raffaele e Simone, quindi partire da Simone per introdurre questo lavoro, e poi con l'intervento io e Raffaele diamo la parola a tutti. Bene, grazie a tutti, grazie ad Asco per l'invito volentieri. Dunque, questo libro, Sorgo d'acciaio, come dicevi giustamente, si tratta di un testo pubblicato in lingua inglese da questo collettivo di Chuang, che da alcuni anni cura un blog e una rivista appunto in lingua inglese, che si focalizza su quanto accade in Cina dal punto di vista del conflitto sociale, delle trasformazioni capitalistiche, delle contraddizioni che attraversano il paese, facendo un lavoro di questo testo, rappresenta una prima parte sia di ricostruzione storica per capire, cercare di dare un quadro anche teorico, analitico, per capire l'ascesa della Cina appunto da paese che ha visto una rivoluzione socialista a fine degli anni 40, con un impatto importante, insomma, per l'epoca, e tutte le trasformazioni forse fino all'ascesa capitalistica, e per cercare di dare qualche elemento di analisi per capire che cos'è la Cina oggi e di che cosa stiamo parlando. Dicevamo, si tratta di una prima parte di una trilogia storico-sociale, questo era il primo volume, pubblicazione con ricorso di questo collettivo, come si diceva, anonimo, praticamente, verosimilmente riconducibile alla diaspora cinese negli Stati Uniti o Hong Kong. E interessante magari riflettere sul perché, qual è il senso di portare un libro, provare a diffondere un libro di questo tipo. Il libro innanzitutto è di alcuni anni fa, del 2016, e si concentra fondamentalmente proprio sul periodo che va dalla rivoluzione dei prodromi di quella che è la socialista del 40, la rivoluzione comunista cinese del 40, che fino più o meno si ferma alla fine della rivoluzione culturale, quindi siamo alla fine degli anni 60. L'idea di portare questo testo va fondamentalmente a rispondere un po' a un'urgenza, che è quella, nonostante lodevoli anche pubblicazioni che stanno uscendo ultimamente anche rispetto a di Raffi, di cui parleremo anche più avanti, l'urgenza era quella di andare a coprire un po' un'assenza di trattazione, diciamo in chiave un po' più moderna e contemporanea, di quello che è l'argomento appunto della Cina, per cercare di dissolvere questo, ne parlano anche gli autori nell'introduzione del testo, questo cosiddetto miraggio cinese. No, il libro si apre con una sorta di aneddoto in cui fondamentalmente si parla di questo mercenario portoghese nel 600 si trova a fare pirata in Cina, e il cui resoconto sulla Cina è fondamentalmente uno dei primi documenti scritti di epoca più o meno moderna,
che raccontano la Cina dell'epoca. E l'aneddoto interessante è che lui, parlando con i cinesi dell'epoca, riferisce come nessuno avesse mai parlato della Cina, e quindi questo è una, nessuno avesse mai parlato, sentito parlare di questo paese, che a tutto il più veniva ricondotto a vari potentati locali o sotto il cosiddetto grande quello che era stato detto. Questo per dire che fondamentalmente già all'epoca quella della Cina era costituita quasi come una proiezione occidentale verso quel pezzo di mondo di cui dicono gli autori, fondamentalmente tutto lo sviluppo capitalistico e coloniale si è sempre un po' arenato, ha sempre trovato difficoltà. Ed è un miraggio che, se vogliamo, in parte resta ancora oggi nello sguardo che anche l'Occidente e anche soprattutto gli ambienti critici, compagni e rivoluzionari si guarda a quel mondo. E quindi ci sembrava che portare questo tipo di testo, che fondamentalmente è una ricostruzione storica su una base materialista che cerca di fare meno tutta una serie di orpelli anche ideologici con cui si è sempre guardato anche nella pubblicistica alla Cina, cioè negli anni 60 e 70, quando era, diciamo, forti le correnti maoiste anche in Occidente, quindi cercare di togliere quella cortina ideologica, quei lenti di osservazione che oggi non servono più, non ci sono più utili, e quindi cercare di portare un lavoro che funga un po' da cassetta degli attrezzi per approcciarci a un'analisi di parte, sicuramente le chiavi di lettura di questo libro sono teoria marxiana, chiaramente di lettura materialista degli eventi, delle dinamiche, delle contraddizioni che attraversano l'esperienza della rivoluzione cinese pian piano fino ad oggi, appunto per darci degli strumenti, visto, e non farci trovare impreparato, almeno provarci rispetto al contesto verso cui ci stiamo muovendo, che sarà lo scenario dei prossimi decenni, quindi un conflitto sempre più acceso e sempre più un domani sicuramente, anzi molto probabilmente anche militare, non farci trovare impreparati da un punto di vista analitico, provarci a fare volenti o volenti anche inutili idioti, posizioni deboli come a noi abbiamo visto anche rispetto alla questione, iniziare a farsi un'idea forte e parte nostra su questi argomenti. Il libro in sé adesso non entrerei nello specifico nei dettagli, perché è piccolo, è un libro molto, molto denso, molto ricco, si va appunto, come dicevamo, giusto per dare un'idea, come siamo un po', a quelli che sono gli albori della rivoluzione cinese, il contesto in cui si fa a sviluppare la rivoluzione comunista cinese, la storia del partito, di quali sono le origini anche sociali del partito, quali sono le basi in cui va pescare, va a operare con quali modalità, e poi anche un po' il scenario di quello che è la situazione che si trova il comunista cinese, anche qui sempre letto come la rivoluzione come fenomeno di massa, quindi mai ricondotto ai semplici personaggi, come è anche una delle chiavi con cui spesso raccontate quelle storie, una storia di correnti, una storia di fazioni, ma un po' il taglio che ne fa questo interessante a mio avviso, il fatto che ci si concentri non tanto sulle fazioni, ma sempre come i fenomeni di tendenze sociali sotterranee, ultracontraddittorie, che attraversano questo che viene descritto costantemente come una grossa sperimentazione che prende insieme pezzi, diciamo, dalla rivoluzione russa, un assemblaggio insieme a sistemi produttivi anche risalenti all'epoca imperiale, fondamentalmente in una corsa allo sviluppo, in uno slancio allo sviluppo in una situazione che è quella della Cina di quei decenni lì, se no appunto aperta fino a un certo momento agli scambi commerciali, non solo con l'Unione Sovietica, ma con cui opereranno anche lì. E quindi lasciata libera di sviluppare fondamentalmente il suo corso fino poi all'apertura che finisce il corso dell'intervento dopo. Giusto per riprendere un paio di elementi, il software d'acciaio
del titolo, dalle due direttrici su cui si sviluppa l'analisi degli autori, ovvero la questione delle collettivizzazioni delle campagne, fondamentalmente tentativo di razionalizzare un po' la base produttiva agricola del paese per cercare di estrapolare un surplus produttivo agricolo che permettesse poi un lancio verso lo sviluppo industriale, che era la necessità all'alba della Repubblica Popolare, quella di tirar fuori dalla povertà, un paese contadino totalmente analfabeta, 500 milioni di persone dopo più di 20 anni di guerra civile, occupazione militare, questa era partita sul piatto all'epoca, partita comunista dell'epoca, quindi da un lato il suolo, quindi le collettivizzazioni della campagna, dall'altro l'acciaio, ovvero l'opera di industrializzazione, la corsa verso lo sviluppo industriale per cercare di recuperare forzatamente anche una serie di tappe nello sviluppo che aveva raccontato con l'ideologia produttivista dell'epoca, che era un po' la chiave di cui vedremo. Dicevamo un corso sperimentale, un corso ultra contraddittorio in un paese che era estremamente frammentato, in cui c'è una parte costiera più o meno legata in qualche maniera internazionale, una sorta di industria molto leggera, un cuore industriale vero e proprio nella zona nord-est del paese, che è stato occupato nei giapponesi alla fine degli anni 30, e per il resto un paese con una distesa agricola immensa, e quindi il lavoro portato avanti era cercare di unire anche un paese che no, della tesi degli europei. Fondamentalmente questo progetto sia stato un fallimento, nella misura in cui il mondo contadino e il mondo industriale hanno continuato, questo è un elemento che caratterizza ancora, cioè, vedere la Cina oggi, due mondi separati, dove anzi la parte, diciamo, quella contadina risulterà, diciamo, la parte più sfruttata, più messa sotto, con anche passi forzati, per cercare di estrarre un surplus, canalare verso uno sviluppo industriale. Adesso, giusto per chiudere, chiaramente il bilancio che viene fatto in questo testo è quello di un fallimento del progetto, dell'esperimento comunista, che qua viene dato come possibile. Succede un tentativo di accumulazione capitalista pubblica. Invece diciamo, questi gli autori, questi Zhuang, danno come fondamentalmente almeno in una prima fase come un esito possibile quello comunista, socialista, reale, che poi si è incagliato, diciamo, nelle sue contraddizioni e nel contesto internazionale in cui ha preso corpo, e questo è un po' il bilancio che fanno loro, tanto che, come recita il sottotitolo, loro non parlano proprio di un vero e proprio modello di produzione, un modo di produzione né socialista né capitalista, ma un assemblaggio appunto di pratiche assemblate alla bene meglio fra la casualità e il pragmatismo, che poi veniva raccontato con tutta l'ideologia dell'epoca, ammantato con tutta l'ideologia anche staliniana dell'epoca, ma di fatto si trattò di quello, e che soltanto dopo la rivoluzione culturale, dopo il fallimento di quella rivoluzione culturale, a detta degli autori, iniziò la transizione capitalista vera e propria, con l'apertura della Cina negli anni 70 al mercato globale. Giusto per chiudere, alcuni elementi che poi tornano e che risultano utili ancora oggi per capire che cos'è la Cina oggi, e che trovano le proprie radici in questo periodo storico, per esempio la questione del Kukou, ovvero del sistema di registrazione della residenza, che fondamentalmente, magari lo vedremo poi meglio successivamente, era un sistema per vincolare l'accesso al welfare, quindi a delle misure di riproduzione in base alla residenza, quindi per fondamentalmente relegare i contadini
nel mondo contadino e diciamo, gli immigrati urbani o la popolazione dei lavoratori urbani alla sfera urbana, che è ancora una delle caratterizzazioni insomma, della questione sociale cinese ancora oggi, un sistema che all'epoca era utilizzato sia per regolare le migrazioni interne e far spostare o ricacciare nelle campagne queste popolazioni di migranti che poi nascono in quegli anni lì, questa fascia sociale di lavoratori contadini che diventeranno poi la base anche delle lotte della Cina di oggi o degli ultimi decenni, nascono in quegli anni lì, insomma. Io mi fermerei qua come introduzione, quindi si chiude con la transizione, l'inizio della transizione vera e propria della Cina al capitalismo che loro chiaramente leggono nella fase di apertura che si apre negli anni 70. Grazie Simone. Allora io provo a facilitare un po' il compito di Raffaele, provando diciamo, a portare la discussione da questa descrizione che ci ha fatto Simone del principio un po' del regime sviluppista cinese e della sua portata per arrivare all'oggi. Cioè, intanto diciamo, la prima cosa che vorrei sottolineare e dalla quale partire è che forse uno degli eventi più sottovalutati delle relazioni internazionali, della geopolitica, a parte anche della storia contemporanea, una vittoria statunitense, anche se indiretta, è stato l'allontanamento tra Russia e Cina, al quale accennava anche Simone, che è un allontanamento che non discuteremo, anche perché io ne so anche abbastanza poco, però che avviene tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60, e, diciamo, principalmente per acredini sia di natura ideologica, quindi rispetto alla forza della corrente maoista anche globalmente, e poi anche acredini di carattere territoriale, scontri di confine. Questo, diciamo, questo distacco tra Cina comunista e Unione Sovietica, col senno di poi, ha avuto una portata incredibile, perché è quell'evento che ha separato la cosiddetta isola mondo, che è la piattaforma euroasiatica, dalla possibilità agli Stati Uniti di controllare, diciamo, una fetta di territorio più grande. Ovviamente qua non contiamo i chilometri quadrati, ma la valenza e l'influenza più grande di tutte le altre potenze, mentre diciamo la sommatoria di Unione Sovietica e di Cina ovviamente rappresenta una continuità territoriale notevole. Io vado un po' per tappe, perché appunto come è stato detto, dopo questa tappa degli anni 60, quella più importante appunto è due anni dopo la morte di Mao, che avviene nel 76, l'avvio delle riforme con Deng Xiaoping, che ormai appunto è un qualcosa anche di è diventato qualcosa di noto, perché rappresenta quell'apertura all'economia mondo capitalista incentrata sugli Stati Uniti, e che ovviamente è un'apertura di carattere economico che avviene, no, dopo il famoso rapprochement di Nixon con Mao e Zhou Enlai, che era il primo ministro di Mao durante tutta l'epoca maoista. E diciamo appunto nasce questa, direi appunto, questa decade di incentivi capitalisti, possiamo definirli così, dentro l'economia cinese, che, come ci ha spiegato Simone, era comunque un'economia molto peculiare, cioè che alternava degli strumenti di sviluppo economico che non sono né interamente ascrivibili al sistema di comando e pianificazione sovietica, per quanto ovviamente nascano da là, soprattutto negli anni 50, e nemmeno possono essere sicuramente sommati ai paesi che allora si dicevano, no, a capitalismo avanzato. Dico una decade perché un'altra data importante sicuramente in Cina è quella dell'89, quindi di Tiananmen, ed è un evento importante non tanto perché blocca le riforme economiche, cosa che comunque è avvenuta per un triennio, cioè un interludio che ha fatto sì che non si potesse continuare a liberalizzare l'economia cinese, ma da quel momento però nasce quel patto sociale che vige ancora oggi in Cina, e che è stato un patto sociale, diciamo, di successo, se lo guardiamo con le lenti dello sviluppo economico, sicuramente un patto sociale sanguinoso, se lo guardiamo con le lenti di quelle centinaia di milioni di proletari che hanno passato 14 ore al giorno nei regimi di fabbrica, e però diciamo un patto sociale che nasce lì, che viene approfondito e rilanciato su scala globale nel 2001, che a noi non sembra nemmeno tanto distante, no, se pensiamo
nel 2001 qua parlavamo di guerra in Afghanistan, e invece appunto la Cina, mentre supportava la guerra in Afghanistan, che è una cosa appunto che i cinesi tengono ovviamente a non dire, però invece vale la pena comunque ricordarlo che per strumentalità politica i cinesi appoggiarono la risoluzione dell'ONU che prevedeva l'invasione dell'Afghanistan, ovviamente non misero un soldo, non misero un soldato, ma fu, diciamo, definiamola una marchetta agli Stati Uniti per ottenere due mesi successivi, tre mesi successivi, l'ingresso nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che non è tanto un evento simbolico perché ha proprio una valenza di carattere tecnico-economico, cioè che ha permesso la dislocazione di capitale fisso dal mondo occidentale, dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea verso la Cina, e che poi ha creato, diciamo, delle grandezze di scala di questo fenomeno, ossia del inserire la Cina negli ingranaggi di produzione internazionale, e appunto, che è, diciamo, una fase, diciamo, idilliaca anche del potere e della proiezione cinese, che si chiude con la crisi finanziaria del 2007-2008. Perché si chiude questa finestra che dico che è idilliaca? Da un lato perché forse è il primo momento in cui si ha la percezione che la Cina sia diventata una grande potenza, anche se è sicuramente un concetto che va relativizzato, è quello delle Olimpiadi del 2008, in cui in qualche modo in mondovisione viene mandata la capacità della Cina di organizzare le migliori Olimpiadi che c'erano mai state, ovviamente secondo standard che a noi interessano sicuramente poco, però... E invece, diciamo, in termini di soft power, di visibilità, di comunicazione, quello è stato un momento importante, ed è un altro momento importante perché, andando in crisi l'economia mondo incentrata su Wall Street, non solo, diciamo, finisce quel giocattolo che è la globalizzazione che si è creata alla fine degli anni 70, no? Quella che abbiamo tante volte chiamato neoliberista, si rompe quel giocattolo perché il crollo dei consumi e della domanda occidentale ha fatto sì che quel modello tutto incentrato sull'estrazione di plusvalore in segmenti del manifatturiero a basso valore aggiunto per esportare merci in Europa saltasse in qualche modo, non fosse più riproducibile nella scala che aveva dato tanta ricchezza, diciamo, non tanto alla Cina ma alle elite cinesi e a questa neonata, tra virgolette, classe capitalista in Cina, ma allo stesso tempo ha suonato un campanello d'allarme anche negli Stati Uniti, perché appunto la manifesta ascesa cinese in un contesto economico sempre più critico e sempre più caotico faceva sì che bisognasse iniziare a ridisegnare le regole della globalizzazione, perché questa stessa globalizzazione statunitense stava favorendo la Cina, stava favorendo l'ascesa di potenze altre, che ovviamente non sono potenze, che come vedremo dopo sono già concorrenti, e allo stesso tempo stava indebolendo la posizione degli Stati Uniti anche rispetto a un patto sociale interno agli Stati Uniti stessi. Io direi appunto un'altra tappa, non so poi se riusciremo a affrontare, più o meno chiudo su questa digressione storica, è il 2016, quando la moneta cinese, che è lo yuan, viene accettata dal Fondo Monetario Internazionale come riserva di valuta internazionale, che anch'esso sembra un po' un tecnicismo, però in realtà rispetto al funzionamento e anche alle capacità prospettiche della Cina di non di sostituire ma quantomeno di creare un polo economico intorno a se stessa regionalmente o anche, diciamo, con proiezioni esterne verso l'Africa, la possibilità di internazionalizzare la moneta, o in questo caso ovviamente un processo che parallelamente corre con la digitalizzazione della moneta, è sicuramente uno di quei passaggi che poi, diciamo, nei libri di storia futura verranno analizzati come dirimenti nella capacità della Cina di affermarsi, nella possibilità e capacità di governare il sistema capitalista. Io, diciamo, direi ancora due cose su come siamo arrivati a questo contesto di intensificazione bellica che assume due facce che però noi vogliamo leggere come facce della stessa medaglia, e quindi di nuovo la guerra tecno-commerciale promossa dagli Stati Uniti e in maniera anche abbastanza, non, forse inaspettata, eccessivo, però non era così scontato che l'Unione Europea si... accodasse così facilmente, né tanto sul conflitto ucraino ma nemmeno
nel costruire questo polo rigido contro la Cina. Io penso noi lo possiamo tastare banalmente osservando la nostra stampa e le dichiarazioni dei nostri governi, qualsiasi colore abbiano, al di là della sbornia di Grillo a un certo punto per Pechino. E quindi provarle a leggere insieme, io dicevo appunto che quella degli Stati Uniti è una reazione, quindi non modificare le regole della globalizzazione, anche riportare caos, perché l'azione è quella diciamo dell'ascesa di Pechino. Intanto, in maniera un po' aulica, questa situazione sicuramente ci rimanda, no, all'interregno gramsciano del il vecchio non muore e il nuovo di conseguenza non può nascere, perché ci sono almeno tre macro punti che fanno sì che questa transizione egemonica, che è qualcosa che si trova molto più nelle librerie che nella realtà, no? Libro sul secolo cinese, l'ascesa cinese, questo cinese, cioè, no, fa un po' da contraltare rispetto agli attacchi della stampa, poi, a prescindere dal contenuto del libro, però diciamo fa mercato e prospettare il secolo asiatico cinese, come se tra l'altro fossero sovrapponibili, in realtà sarebbero due cose diverse, il secolo asiatico o il secolo cinese. Dicevo, ci sono tre punti secondo me che fanno sì che questa transizione egemonica al momento sia al massimo prospettica o futuribile. Uno è quello militare, che vale, visto appunto che siamo tornati in guerra più o meno con tutte le scarpe, vale la pena ricordare che mentre la Cina ha una base militare nel mondo fuori dal territorio cinese, la Russia ne ha 21, vedevo stamattina, gli Stati Uniti ne hanno 660. La spesa militare del 2021, quindi che non tiene conto della guerra, però è un dato sicuramente abbastanza aggiornato, 800 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, 2,93 per la Cina e 65 miliardi per la Russia, quindi diciamo i russi è una frazione difficile, però tipo un sedicesimo diciamo di spesa militare dei russi corrisponde a quella statunitense. E quindi diciamo c'è una frattura militare, cioè un'impossibilità, no, di sconfiggere l'egemone precedente, perché a tuttora conserva l'esercito e la flotta più imponente. C'è un dato economico finanziario che dicevamo prima, perché nonostante la Cina appunto abbia realizzato un processo di sviluppo economico incredibile, che comunque vale la pena sottolineare che ha tolto dalla condizione di povertà estrema 600-700 milioni di persone in 40 anni, ovviamente sempre diciamo, dati relativi da Banca Mondiale, però è un dato di fatto. E quindi appunto la difficoltà cinese di sostituirsi al ruolo degli statunitensi nell'economia capitalista, perché gli Stati Uniti un ruolo fondamentale che svolgono è quello di consumatori in ultima istanza, cioè consumano tutte le merci e i beni che vengono prodotti nel mondo, che per il funzionamento dell'economia è fondamentale. E diciamo poi sicuramente anche l'importanza della finanza, della tecnologia finanziaria statunitense, dei circuiti che i cinesi diciamo oggi se magari sono in grado di sostituirli da un punto di vista prettamente tecnologico, e quindi delle competenze per creare dei software sofisticati che sono quelli che utilizziamo tutti noi nel quotidiano, ma diciamo non hanno sicuramente la capacità oggi di sostituire il dollaro, di sostituire Wall Street, possono tutt'al più entrare in concorrenza, e solo il fatto che in potenza possano entrare in concorrenza è uno dei fattori che secondo me, ma penso anche secondo noi, alimentano il caos che viviamo. Un ultimo punto che è poco citato nella geopolitica, ma invece è importante secondo me per noi provare a tenerlo insieme, è quello ecologico, cioè che la Cina, diciamo appunto seguendo un po' questo nuovo filone di studi, no, della World Ecology, e quindi provare a trattare natura e capitalismo insieme e gli effetti che hanno l'una sull'altro, la Cina oggi da un punto di vista tecnologico ma anche di modello di sviluppo, no, che è un modello di sviluppo differente, anche interessante, anche in competizione per gli Stati Uniti, però non ha prodotto una capacità ecologica in grado di sostituire l'attuale modello di sviluppo, che sappiamo appunto che è distruttore di ecologia e di biodiversità, ma allo stesso tempo dall'altra parte non sta avanzando una proposta maggiormente compatibile, ossia il regime sviluppista cinese che studiamo e osserviamo oggi dal punto di vista della messa a valore della natura non è molto distante da quello che abbiamo conosciuto
negli ultimi 100 anni. E poi diciamo ci sarebbero degli aspetti che riguardano proprio le produzioni agricole, la capacità di creare, no, di abbassare il costo del cibo, che non si rintracciano in Cina oggi e che non abbiamo il tempo per discutere, però diciamo aspetto militare, economico, finanziario e incapacità ecologica sono tre blocchi che ci fanno dire che non c'è nessun secolo asiatico all'orizzonte, o che comunque questa transizione è ben distante, e che creano questa situazione. Solo tre interventi e poi lasciare la parola al dibattito, all'assemblea, perché oltre al fatto che sicuramente noi tre qua non abbiamo nessuna verità in tasca, però non sono temi da relazione, ma dovrebbero essere appunto temi da dibattito e da discussione, perché riguardano l'oggi e il domani stretto, e non ci sono molte occasioni per parlarne, quindi proviamo a usare questi due libri anche per fare un po' di assemblea al riguardo. Ecco, grazie. Ok, grazie. Io non ho le capacità di sintesi di Simone e di Dario, quindi quello che, come diceva prima Dario, volevamo provare a fare è questo, cioè un po' mettere in connessione le due guerre. La guerra che è sotto gli occhi di tutti, il conflitto in Ucraina, da un lato, e dall'altro la guerra per ora, diciamo, invisibile, che non si dà ovviamente ancora in forme militari, tra Stati Uniti e Cina, che però è iniziata come guerra commerciale già da alcuni anni, diciamo, potremmo dire 17-18, con l'amministrazione Trump negli Stati Uniti. E provare in qualche modo a metterla in connessione e buttare lì alcuni punti problematici anche dal punto di vista politico, perché è indubbio che, per quanto riguarda l'Occidente o anche solo l'Europa occidentale, se lasciamo un attimo sullo sfondo la Cina, è indubbio che in questo anno il conflitto in Ucraina ha trovato, per usare un eufemismo, in estrema difficoltà la sinistra, diciamo, non istituzionale. Per usare un eufemismo. Alcuni si sono proprio schierati con gli Stati Uniti. Volevo, a questo proposito, dove ho messo la borsa? Ah, scusate. Ma mi è venuto in mente, allora ve lo leggo subito. Come vedete non mi mancano solo le capacità di sintesi. Allora, Counterpunch, che scusate la pronuncia, è un sito statunitense della radical left, della sinistra, traduciamo radicale, non è precisissimo. Fine dicembre 22, in realtà scrive un inglese, ma rende bene. Il titolo è La sinistra e l'Ucraina. E inizia così, traduco insomma. Da quando Putin ha lanciato la sua invasione, la sinistra occidentale non si è vista, traduco un po' liberamente. La crisi più grande e più sanguinosa in Europa dal 1945 si sta svolgendo sotto i nostri occhi, ma la sinistra non ha niente da dire, niente di significativo da dire. E poi spiega perché, ovviamente però assumendo queste posizioni. E cioè, l'aggressione di Putin va condannata senza riserve. Sì, dice, ok, la NATO si è estesa, ma questo non giustifica nulla. E inoltre l'Ucraina ha il diritto assoluto a difendersi contro una invasione straniera, e quindi stati stranieri, cioè noi occidentali, hanno il diritto di rispondere all'aggressione appoggiando l'appello ucraino per armi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dà il problema, perché la sinistra non ha niente da dire, e poi dà la risposta. Dice, noi non possiamo venire meno a queste posizioni. Condanna di Putin, difesa dell'Ucraina, diritto e mandare armi. Certo, dobbiamo poi, dice, prendere atto, perché gli anglosassoni sono sempre molto diretti, anche sinceri. Dalle loro posizioni di forza lo possono dire, di forza del loro imperialismo che sta alle loro spalle, compresa la sinistra. Certo, a questo punto prendiamo atto che noi stiamo con gli Stati Uniti, oggettivamente è così. Quindi questa è, come dire, uno dei nodi del problema. Ma perché le due guerre sono in connessione? Non sono semplicemente... Allora, mentre
sotto i nostri occhi si svolge la guerra in Ucraina, il conflitto Stati Uniti-Cina, da prima commerciale, ha fatto un salto. A ottobre dell'anno scorso l'amministrazione Biden ha varato, dentro un contesto diciamo di leggi di spesa pubblica molto forte, che tra l'altro sta creando contrasti anche con l'Europa, si tratta del Inflation Reduction Act, no? Cioè sostanzialmente degli interventi fortemente protezionisti nei confronti di tutto il resto del mondo. Comunque a ottobre dell'anno scorso è iniziata quella che un autore americano, Chris Miller, è uscito subito il libro, molto buono, ha chiamato la chip war, no? la guerra sui microchip, la guerra sui circuiti al silicio. Cioè sostanzialmente non solo gli Stati Uniti non forniranno più la Cina di tecnologia, strumentazione e componenti che permettono la costruzione di microchip più avanzati, ma non deve farlo nessun altro Stato. Ora, non sto qui a descrivere quella che è la filiera più globalizzata, internazionalizzata della produzione mondiale, che è appunto quella dell'alta tecnologia digitale. Fate conto che, come anticipava Dario, qui si esalta sempre la Cina, le sue capacità, no? la sfida cosiddetta egemonica, che in realtà non è tale, ma va visto che la Cina in questa filiera, nella filiera dei microchip, dei microcircuiti, sostanzialmente ricopre il terzo settore, non quello cioè della progettazione del design, non quello della produzione di mezzi di produzione sofisticatissimi, nel senso che poi c'è un livello di centralizzazione pazzesco, per esempio la produzione di macchine litografiche ultraviolette sostanzialmente sono concentrate in Olanda, che tra l'altro è servita da qualcosa come centinaia o migliaia di altre imprese e così via. Bensì la Cina riveste un ruolo effettivamente importante, cruciale, nel terzo segmento, quello diciamo tra il terzo e il quarto, quindi quello tecnologicamente meno avanzato, no? Tra l'assemblaggio e poi il testing e il packaging. Okay? Mentre nel segmento intermedio, quello foundry, cioè della fabbricazione e manifattura vera e propria, fondamentali sono Taiwan e Corea del Sud. Tant'è che in una delle altre misure dell'amministrazione Biden, che segue in questo completamente, anzi accentua la linea di Trump, infatti è stata ribattizzata America First Light, no? Con un soft power ovviamente migliore di Trump. Sostanzialmente l'amministrazione Biden sta costringendo Taiwan e Corea del Sud a investire negli Stati Uniti per ritirare, no? per tornare in patria segmenti di manifattura anche qualificata con investimenti enormi, vi lascio immaginare la soglia di investimento iniziale in questi settori. Quindi siamo di fronte sostanzialmente a due guerre. E i cinesi non l'hanno capito da ora. La percezione nell'elite, ma anche nel paese, a livello, diciamo, almeno per quello che viene fuori dai social media, è quella per cui è iniziato un nuovo corso ed è il piano inclinato dello scontro, che non si sa dove può andare, ha un aspetto chiaramente che può diventare militare, che è Taiwan, che infatti nei media cinesi, ripeto, non i media solo dell'elite, no, ufficiali, no? Ma in quella che è la comunicazione di massa è considerata Taiwan l'analogo della trappola ucraina per la Russia. Quindi insomma abbiamo un bel po' queste sono cose note, non è che il punto secondo noi è quello di appunto andare un pochino più a fondo elaborando diciamo delle categorie. Simone diceva così ci arriviamo un po' più preparati analiticamente, secondo me ci arriveremo comunque impreparati, perché qui si prepara lo scontro dell'Occidente sotto il diktat statunitense contro il resto del mondo, ma del resto già li sentiamo, no? Questi toni da scontro di civiltà, volete che il nostro welfare, il nostro benessere sia messo in discussione, non diciamo dai russi ma dai cinesi e via discorrendo. Quindi ci arriveremo comunque impreparati, però insomma facciamo il nostro
il meno peggio, no? Per ragionarci un pochino prima. Ecco, allora io farò un su e giù a livello, diciamo, di date, di elementi, perché ovviamente intanto Simone e Dario hanno già fatto una sorta di panoramica e siamo sostanzialmente arrivati al 2008, no? alla crisi del 2008. E cerco poi di, in qualche modo, di agganciarmi all'attualità. Allora, da un punto di vista proprio plastico, no? L'inizio di inversione di un intero ciclo storico che stiamo vivendo lo si vede da questo. 1972, incontro Mao Nixon, gli Stati Uniti sono nei casini profondi interni ed esterni. Esterno, guerra del Vietnam, che hanno capito che hanno perso. Interni, lotte dei neri negli anni 60, lotte operaie, lotte studentesche, eccetera, eccetera. Devono trovare la via d'uscita la meno costosa possibile dal Vietnam e reimpostare, e questo l'ha capito un repubblicano anticomunista come Nixon, mentre il Vietnam era stato lanciato da Kennedy, Johnson e così via, e attenzione anche a questi aspetti, no? Tra democratici e repubblicani. Ieri alla convention repubblicana dei trumpisti, Trump ha detto che la guerra in Ucraina non ci interessa. Chiusa parentesi. Come? Sì, chiusa parentesi. No? Attenzione a tutti questi aspetti. Dicevo, quindi gli Stati Uniti fanno questa mossa che allora fu uno shock. Tra l'altro la trattativa fu tenuta segreta per circa un anno tra Kissinger e Chou En-lai, che è appunto il rapprochement, cioè quindi sostanzialmente portare la Cina dalla propria parte. Allora, gli analisti ragionano a questo proposito in termini di triangolo strategico, no? Cioè a livello di grandi e superpotenze, allora c'era il bipolarismo USA-URSS, un bipolarismo comunque asimmetrico, come si vedrà 10-15 anni dopo, comunque sia. Però inizia a diventare importante la collocazione della Cina come terzo vertice del triangolo appunto strategico. Chi la tira a sé sposta gli equilibri mondiali. E gli Stati Uniti sono riusciti a spostarlo a sé, per cui dovete immaginare un triangolo dove i due vertici si avvicinano, Washington e Pechino, e si accorcia quindi quella gamba lì e si allungano le altre. Soprattutto si allunga, paradossalmente, ma non possiamo entrare nel merito, quella Mosca-Pechino, mentre gli Stati Uniti cercavano in qualche modo in quegli anni di utilizzare la carta cinese per indebolire l'Unione Sovietica e costringere l'Unione Sovietica a delle trattative sul nucleare, sul Vietnam e così. Ora, 50 anni dopo, esattamente 50 anni dopo, perché siamo nel febbraio 72, 50 anni e un mese, prendiamo questa figura, questo modellino anche un po' semplicistico, e noi vediamo che la situazione si è ribaltata. Cioè gli Stati Uniti sono sempre più distanti da entrambi gli altri due vertici, no? Ma non perché si amino Mosca e Pechino, Putin e Xi Jinping, anche se hanno un buon rapporto loro due, e via cinesi e russi, no? Ma perché sono costretti, no? A fare questa, che non è ancora un'alleanza militare, ma potrebbe diventarlo. Io personalmente non credo che i vertici cinesi non fossero stati messi al corrente da Putin dell'attacco all'Ucraina, non lo credo. Ma la cosa interessante è questa, che è una conferma di queste analisi che facciamo, è questa, che a torto a ragione hanno creduto o ci hanno voluto far credere i nostri governi, a partire dagli Stati Uniti, che la Cina non avrebbe fatto nulla per la Russia nella questione ucraina, nel conflitto ucraino. Che se ne sarebbe allontanata. Dopo un anno noi vediamo che è esattamente l'opposto, sempre più esplicitamente, da ultimo proprio anche col piano, questo piano di pace, questa roadmap, e con alcune mosse, sempre più esplicitamente noi vediamo che invece la Cina sta supportando la Russia. Quindi plasticamente il triangolo strategico è cambiato. Queste cose qui a livello di grandi potenze non è che cambiano dall'oggi a domani, indicano inversioni di un ciclo storico, e del resto dopo 50 anni ci sta. Contestualmente, parallelamente, anche se non c'è un parallelismo preciso, perfetto, diciamo, tra aspetto geopolitico e gli aspetti più economico-sociali, quello che diceva Dario, cioè qualcosa è cambiato dal
2008, dalla crisi del 2008. Cioè i vertici cinesi hanno, per dirla un po' rozzamente, preso atto che il modello precedente di sviluppo, adesso andiamo a vedere brevemente qual era, già Dario lo accennava, non funzionava più, o meglio, si trattava di continuare per ovvi motivi, perché ovviamente abbandonare un modello di sviluppo vuol dire creare una crisi interna ed esterna pazzesca. E all'inizio, nel 2009, i cinesi hanno surrogato in qualche modo, no? Il crollo della domanda occidentale con un pazzesco piano di investimenti infrastrutturali tipicamente keynesiano, se c'è un paese che ancora può fare un po' di keynesismo è la Cina popolare, però sapendo benissimo che doveva cambiare qualcosa di strutturale all'interno e nei rapporti con l'esterno. E quindi la presidenza di Xi Jinping, che si dà a fine 2012, segna esattamente questo passaggio. Dobbiamo costruire un nuovo modello di sviluppo. Non possiamo più, cioè, essere così dipendenti dalla domanda estera, dalla domanda di beni di consumo a bassa tecnologia dall'estero, bassa media tecnologia dall'estero. Dobbiamo in qualche modo autonomizzare il nostro percorso economico. E qui ritorno indietro, perché quando gli Stati Uniti nel 72 aprono la Cina, chiaramente l'esigenza principale era quella geopolitica. Oggi si usa tanto questo termine. Ok, Vietnam, eccetera, eccetera. Ma che cosa hanno dato in cambio alla Cina? Inizialmente come promessa e poi come realizzazione. L'apertura del proprio mercato alla produzione, alle produzioni cinesi di bassa tecnologia. Ovviamente questo passaggio non avviene subito, ci vogliono una decina d'anni, ci vuole l'inizio delle riforme denghiste nell'agricoltura, la cosiddetta riforma e apertura, no? È lo slogan. In agricoltura, con una parziale, con una decollettivizzazione dell'agricoltura, insomma, del percorso che diceva prima Simone, e in campo industriale con l'impianto sulle coste di industrie che il cui fine era quello di produrre appunto a basso costo, grazie appunto allo sfruttamento pazzesco della forza lavoro, a basso costo merci che poi andavano sul mercato occidentali, nel mentre, perché va visto sempre contestualmente, quando parliamo di Stati Uniti e Cina non stiamo parlando di giochi geopolitici, non ce ne frega niente a noi dei giochi geopolitici presi a sé stanti tra una grande potenza e una media potenza, no, dobbiamo capire che sono, come dire, diventano l'asse di tutto un modello che è stata la globalizzazione ascendente, diciamo da anni 80 fino al 2008, no? In questo senso è importantissimo quello che avviene tra Stati Uniti e Cina, perché cambia dal segno e dalla temperatura di come sta cambiando il sistema mondiale, no? Economico e nel sospetto economico e geopolitico, e poi vedremo anche sociale, di lotta di classe. Quindi nel frattempo cosa fanno Stati Uniti e paesi europei? Stroncano il lungo 68, quindi quel lungo ciclo di lotte, no? Che era iniziato col 68, che a sua volta era in parte anche il frutto delle lotte anticoloniali precedenti, quindi della stessa lotta cinese, lo stroncano l'inflazione e iniziano le delocalizzazioni. In Italia abbiamo avuto delle delocalizzazioni particolari, cioè dalla grande industria alla piccola impresa, dal Piemonte al Veneto, no? Ovviamente a livello globale, dagli Stati Uniti alla Cina e via discorrendo, che è insieme una mossa economica per abbassare ovviamente i costi del lavoro e così via. Allargarsi le multinazionali, quindi si allargano a tutto il mercato mondiale, era ancora in piedi l'Unione Sovietica, ma era solo questione di anni, lo sapevano, no? E infatti dopo 10-15 anni crolla anche il cosiddetto socialismo reale, il blocco dell'Est. A quel punto è tutto il mondo una prateria per le multinazionali e per ciò che sta dietro, la finanza mondiale. E contemporaneamente tagliano le gambe al movimento di classe che si era espresso dal 78 in poi in Occidente. Quindi una strategia, se vogliamo, geniale, che ovviamente non è stata preparata a tavolino, come sempre avviene tra contingenze, avviene assemblaggi,
E poi la capacità al momento giusto di qualcuno di farne strategie. Ma le strategie hanno effetto, sono efficaci, se per così dire incontrano i cambiamenti strutturali dell'accumulazione mondiale. Ed è esattamente quello che è successo per gli Stati Uniti dagli anni 70 in poi. Negli anni 70 i movimenti di classe, i movimenti comunisti in Europa, in Occidente, in parte anche all'interno degli stessi Stati Uniti, dicevano: gli Stati Uniti sono in inesorabile declino. Inesorabile declino. Loro invece hanno ristrutturato la loro egemonia, che a quel punto è diventata mondiale, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, l'hanno ristrutturata in maniera tale che diventasse effettivamente globale, effettivamente globale. E in questo il ruolo della Cina è stato fondamentale, proprio perché si è creato questo asse economico che, va detto subito, ma è evidente, era e rimane in gran parte asimmetrico. Sono assolutamente sullo stesso piano, perché ovviamente la Cina, per uscire dallo sottosviluppo nelle campagne, deve aprirsi al mercato mondiale. Cosa è interessante, perché i nostri bisnonni ci hanno insegnato che non si può costruire socialismo in un paese solo. Cioè, no, non che una rivoluzione socialista non possa avvenire in un paese solo, è chiaro che avviene inizialmente in un paese solo. Il problema è che poi, come dire, o si allarga il processo rivoluzionario o sei fottuto. Unione Sovietica, la parabola oggi noi, no? L'abbiamo vista tutta. Ma la cosa interessante è anche questa: neanche il capitalismo, cioè neanche un'accumulazione, uno sviluppo industriale, chiamatelo come volete, adesso non entro nel merito, no, dei compagni di Chuang, era un'accumulazione socialista, era un'accumulazione... Adesso, comunque sia, diciamo, da Deng in poi è evidente che loro stessi, i cinesi, dicono socialismo di mercato. Il mercato ha una funzione fondamentale nell'accumulazione. Chi l'ha detto? Xi Jinping, no? Quindi loro, quindi non, diciamo, come dire, pacifica questa cosa, che almeno una parte dell'economia è basata sull'accumulazione capitalistica, quindi merci, salari, eccetera, eccetera, accumulazione, interesse, finanza e così via. Neanche il capitalismo, neanche l'uscita dal sottosviluppo, il passaggio a forme più avanzate di modelli economici è possibile in un paese solo. Cioè il mercato mondiale, perché il capitalismo è mercato mondiale sui vari stadi, fin dall'origine, no? Ovviamente è molto diverso da oggi. Il mercato mondiale è lì che aspetta, che preme e ti costringe. È aperto la Cina, ha aperto il blocco del cosiddetto socialismo reale, no? E via. Ovviamente a questo punto, mondializzandosi, entra in una fase di nuove contraddizioni verso le quali stiamo andando, okay? Quindi anche in questo senso sta cambiando il ciclo. Nel ciclo dagli anni 70 al 2008, data simbolo, quindi non è che la Cina non ci abbia guadagnato. La Cina innanzitutto come formazione economico-sociale, come, no? Che transita verso un capitalismo più avanzato, ma sempre asimmetrico rispetto all'imperialismo occidentale. Perché? Perché in cambio di un immane sacrificio di dispendio di forza lavoro a basso costo, dove fondamentalmente sono, che cosa abbiamo visto fino più o meno a inizio anni 2000-2008? Un enorme diciamo dispendio di plusvalore assoluto. Cioè intensificazione del lavoro e orari lunghissimi, okay? Però al tempo stesso era il passaggio obbligato a quelle condizioni per la Cina per accedere a capitali occidentali e a tecnologie occidentali, passando attraverso i capitali della cosiddetta diaspora cinese, molto importante. Se voi andate a vedere i dati, dice: ma tutti questi capitali dall'Occidente sono poi arrivati. La maggior parte, 70-80%, passavano da Taiwan, Singapore e Hong Kong anche prima che venisse riaccorpata la Cina nel 97. Sì, però quei capitali lì, senza il permesso, diciamo così, degli Stati Uniti e la nuova configurazione geopolitica in cui tu investi capitali in Cina, ma sei sicuro che i cinesi non ti li espropriano? Non ci sarebbe stata neanche questo apporto della diaspora cinese. È interessante questo, ho detto, qual è la garanzia che non te li espropriano? Anche se chiaramente agli altri livelli negli Stati Uniti nessuno qua crede che lì ci sia il comunismo, per cui, no? Un partito comunista che ti espropria. Ma lasciamo perdere questi aspetti qui. Chiaramente gli americani sono pragmatici,
no? Non si, giustamente, non si fidano, no? delle garanzie. Cina, ti apriamo e tu ti apri, però qual è la garanzia? La garanzia è qui, viene fuori quello che è stato il meccanismo cruciale del nuovo ciclo imperialistico, e cioè, e quindi del rilancio dell'egemonia statunitense scossa tra anni 60 e 70. La garanzia è questa: tu fai un grande surplus commerciale, la Cina, ma guardate che questo poi vale ovviamente in diverso modo per gli altri grandi paesi di surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti. Dario diceva, guardate che gli Stati Uniti sono il consumatore di ultima istanza, cioè emettono moneta che ha un circuito mondiale, è il consumatore di ultima istanza. Senza gli Stati Uniti, quindi senza il dollaro, non si chiudono i circuiti veramente globalizzati, internazionalizzati del capitale, che sono circuiti produttivi con queste delocalizzazioni multinazionali, e sono circuiti finanziari. Merce va sempre insieme a moneta, a denaro. Il denaro mondiale è il dollaro. Bene, la Cina, ma era stata la stessa cosa, diciamo, analoga per il Giappone negli anni 80, anche lì si parlava di pericolo giallo, no? Nei confronti degli Stati Uniti. Una parte del vostro surplus commerciale dovete incamerarlo come riserva di valore, quindi tenervi i dollari nei vostri forzieri della banca centrale. E un'altra parte cospicua, si parla di 3 trilioni, una parte cospicua, venite a comprare i titoli del tesoro statunitensi, i quali titoli del tesoro statunitensi, insieme all'emissione di moneta, dollaro, servono a finanziare, Stati Uniti, il nostro deficit, il deficit della bilancia dei pagamenti e fondamentalmente della bilancia commerciale con l'estero, e il deficit statale, cioè noi ragazzi statunitensi guideremo il mondo col debito, non più come è stato nei cicli precedenti, dopo la prima e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, cioè gli Stati Uniti come grande, come primo paese creditore. Questo è sta al cuore del nuovo meccanismo e della globalizzazione. Il dollaro come moneta mondiale, che viene sganciato nel 71, l'anno prima del rapprochement. Tutto torna, no? Lo ripeto, non perché è stato elaborato a tavolino come una sorta di complotto, lasciamo perdere i complottisti o anche chi negli anni 70 parlava di piano del capitale. No, è stato un assemblaggio che poi è diventato una buona strategia e che poi è diventata struttura. Questa struttura si chiama globalizzazione, almeno nella fase ascendente. Ok, quindi dollaro come moneta mondiale, chiusura la Stati Uniti come debitori e come produttori solo, diciamo, di merci o di servizi, brevetti, merci di alto livello, tutto il resto, adesso dico tutto, non è esattamente così, viene delocalizzato, ci guadagniamo dal punto di vista politico perché tagliamo le gambe al movimento di classe e ci guadagniamo dal punto di vista economico perché viene prodotto in paesi a basso costo e con poche pretese, e questi paesi, e non solo questi, ma anche i produttori di petrolio, importante questo perché in Ucraina, la guerra in Ucraina, una delle cose che gli Stati Uniti non sopportano della Russia è di gestire in proprio la rendita energetica. Non piace neanche a Greta questa cosa qui, no, perché i russi esportano il mondo e così via. E Putin le ha anche risposto una volta. Quindi gestiamo col dollaro i circuiti internazionalizzati della produzione, della finanza, del consumo, e quindi effettivamente per la prima volta si è creato un mercato mondiale corrispettivo al globo terracqueo. Ma il perno deve essere appunto l'imperialismo finanziario del dollaro. Ora, l'ho fatta troppo lunga, questa cosa inizia non a rompersi, non a venir meno, siamo ancora tutto dentro questo, però inizia a incrinarsi con la crisi del 2008. Perché? Perché, diciamo, detto in breve, da un lato la Cina sta a questo gioco, però non si apre completamente. Il partito Stato mantiene le leve dell'economia interna, che vuol dire? Le banche, le 4 maggiori banche nazionalizzate, statali insomma, controllo dello yuan, della moneta, che non diventa convertibile. Quando tu rendi convertibile la tua moneta, prima o poi ti arriva un attacco speculativo della finanza anglosassone, questo è scontato. Pensate alla crisi asiatica del 97-98, o alla crisi russa del 98, o alla crisi messicana dell'84 e così via.
adesso lasciamo perdere i cicli del dollaro, no? Dove giocando a fisarmonica e giocando sui tassi di interesse la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, può inondare il mondo di dollari e poi tirarli dietro, no? E lasciarti con le pezze al culo. E adesso arrivo, dopo il 2008 abbiamo allora dicevo il 2008 possiamo dire da un lato la Cina ci sta però alle proprie condizioni. Guardate la differenza tra Unione Sovietica e Cina in questo. La Cina ha imparato tantissimo dalla crisi dell'89 anni 90. Il decennio di Yeltsin che spiega perché Putin ha questo consenso a tutt'oggi con la guerra e sta crescendo questo consenso. Perché la popolazione russa si sta rendendo conto che la guerra non è di Putin contro disgraziati ucraini, no? Ma è in gioco la tenuta della Russia, la tenuta unitaria della Russia. Quando Putin dice l'Occidente collettivo ha una rispondenza, no? Nella popolazione. Ha torto o ha ragione? Chiusa parentesi. Dicevo, da un lato i cinesi mantengono le leve anche dell'industria pesante fondamentale, delle infrastrutture, dell'acciaio, sorgo e acciaio. Mantengono la terra nazionalizzata, hanno spinto Banca Mondiale, Fondo Monetario per la privatizzazione completa delle terre. No, sarebbe un caos, no? Adesso non posso entrare all'interno nel merito della questione agraria, che è piuttosto difficile anche teoricamente, ma è fondamentale. Lì abbiamo ancora 700 milioni che hanno Lukoil contadino, poi 200-250 sono quelli che ormai vivono nelle città come operai, mezzi contadini, cosiddetti migranti, 500 milioni nelle campagne, di cui solo una parte ormai è, però una parte sono 200-250 milioni che fanno i contadini. Cioè, quando parliamo di Cina parliamo di di India, parliamo di questi numeri, no? Troppo lungo? Sì. Chiudo. Allora, 2008, ascesa della Cina, e qui è, e ovviamente contraddizioni interne del modello finanziarizzato statunitense e mondiale. 2008, cosa succede? Almeno tre cose fondamentali. Stati Uniti, epicentro della crisi, devono scaricare la crisi, questo è il loro lavoro, no? Quando le cose vanno bene, e quando va male, scaricare la crisi. E cosa abbiamo avuto 2010, 11, 12? Eurocrisi. C'è uno scontro dollaro-euro, perché la crisi americana mette in crisi, la difficoltà dell'economia americana mette in crisi l'egemonia del dollaro, non sia mai che l'euro diventi una moneta come mezzo di pagamento internazionale e di riserva, no? E ok, via, attacchiamo speculazione, attacchiamo l'euro, facciamo. E quella è la base, che è uno svolto che spiega anche l'inconsistenza delle classi dirigenti europee nel conflitto ucraino. Non è la sola spiegazione, no? Però c'è un filo. Secondo, appunto, 2008, la Cina arriva a Xi Jinping, 2012, cambiamo modello di sviluppo, fondato su doppia circolazione, cioè dobbiamo sviluppare il mercato interno, non solo di beni di consumo, come fanno certi paesi che in momenti economici buoni, certi paesi del sud del mondo, aumentiamo il mercato interno, cioè compriamo dall'estero, ci indebitiamo, poi cambia la congiuntura economica, tipo il Brasile, ecco perché Dilma Rousseff è stata fatta fuori facilmente, no? No, mercato interno di mezzi di produzione, quindi noi dobbiamo sviluppare le nostre tecnologie anche a livelli più avanzati, e quindi guerra dei microchip che dicevo prima, e ovviamente mercato interno anche come inizio di un welfare, cioè una ristrutturazione del compromesso sociale che c'è stato, perché la cosa importante è questa: in Cina da Mao in poi la lotta di classe, tra l'altro Mao la teorizzava proprio, c'è stata e la lotta di classe ha sempre condizionato il potere fino alle ultime espressioni, quelle più propriamente operaie degli anni 2010-2014 sostanzialmente, che stanno dietro anche la necessità di Xi Jinping, che al tempo stesso le usa nei confronti delle multinazionali dell'Occidente, ma le teme, per ovvi motivi, ha condizionato verso una ristrutturazione del compromesso sociale in termini più socialdemocratici. Quindi welfare, il Covid è arrivato e ha mostrato la debolezza della sanità cinese, ecco la risposta durissima dei lockdown e così via. No? Quindi qualcosa deve cambiare, ma perché cambi qualcosa dobbiamo pagare di meno, pagare meno tasse per così dire. Le nostre produzioni devono dare meno profitti alle multinazionali occidentali che stanno qui, quindi iniziamo a porre le nostre condizioni, noi dobbiamo comprare meno titoli degli statali statunitensi, che sono un assegno in bianco, cioè tu finanzi un debitore e quello non ti pagherà mai.
e dobbiamo iniziare in qualche modo ad autocentrare un po' di più la nostra, il nostro modello di accumulazione. Non la faccio lunga, qui le cose sono... Quindi doppia circolazione, innovazione tecnologica che chiamano indigena, no? Non so come si possa tradurre, comunque autonomizzazione e, questo è importante, altri due tasselli, vie della seta, nuove vie della seta, cioè noi dobbiamo, dice Pechino, iniziare a proiettarci fuori. Altro che maoismo, altro che chiusura, il contrario. Proiettarci fuori dove? Dove noi diventiamo sponda dei paesi del sud del mondo che in tutti questi decenni, Banca Mondiale, Fondo Monetario, capitali occidentali imperialisti hanno solo sfruttato senza farli crescere. E allora voi vedete in Africa dei paesi che dicono: ma che cazzo, vieni tu, francese, americano, Banca Mondiale, ci propone delle condizioni pazzesche, oltre i condizionamenti politici. Vengono i cinesi, sì, chiaro, non è che sono là a San Vincenzo, no? Ci fanno dei crediti, però a minor tassi di interesse e sviluppando le infrastrutture del paese. Adesso io qui non sto difendendo la Cina, non sto difendendo nessuno, ma sto cercando di dare degli elementi di realtà, che peraltro nei piani alti in Occidente sanno benissimo. Di nuovo, aggancio alla guerra in Ucraina. Guardate che è solo qui in Europa e negli Stati Uniti che ci propinano strapropaganda sul fatto che i russi, la guerra è per la libertà, con il nostro modello e così via. Andate a vedere il voto all'ONU, anche solo il voto all'ONU, che costa, per quel che conta. Cioè India, Cina, Brasile adesso mi sembra si sia astenuto l'altra volta, adesso ha votato a favore l'altra volta, ma non l'Indonesia e così via. Cioè la buona parte della popolazione del sud del mondo non se la beve la nostra narrazione sulla guerra in Ucraina, ma non solo, questo sarebbe poco. La Russia oggi non reggerebbe, perché il regime sanzionatorio e di espropriazione, altro che i comunisti che espropriano, qui sono i capitalisti, come diceva giustamente Marx, guarda che sono i capitalisti che espropriano, non i comunisti. I comunisti distruggono merce, denaro, no? Invece i capitalisti con la... Cioè, hanno tolto praticamente dai 3 ai 600 miliardi, no? All'estero di capitali russi. Il regime sanzionatorio russo non ha pari nella storia. La Russia non sarebbe sopravvissuta neanche quest'anno, non dico solo militarmente, economicamente, senza le triangolazioni esterne di Cina, India, paesi del mondo arabo, molto importante questo, mi è sfuggito prima, guardate che i forzieri di Wall Street si riempiono di petrodollari dagli anni 70 in poi, di petrodollari, cioè ti paghiamo di più, anzi i giapponesi e europei ti pagano di più l'energia, vi dice niente questo, vi pagano di più l'energia, no? Guerra del Kippur 73. Ma la rendita, una buona parte della rendita petrolifera, voi la venite a investire, voi sceicchi, no? Con 30-40 donne al seguito, venite a investirla a Wall Street. E adesso? No, addirittura Arabia Saudita e Cina stanno, non so a che punto siano concretamente, però stanno approssimandosi a pagare, a scambiare petrolio in yuan. Questo è casus belli per gli Stati Uniti, no? Quindi aspettiamoci che la propaganda contro l'Arabia Saudita, tra l'altro iniziata già sull'affare Khashoggi, sul fatto che questi reazionari, il solito velo alle donne chiaramente, e quindi saremmo giustificati a fare un regime change anche in Arabia Saudita, chiusa parentesi. Secondo, quindi dicevo, 2008, attacco all'euro, si acuisce lo scontro con la Cina, boh. Terzo, è molto importante per capire anche il retroscena della guerra in Ucraina, la lotta sulla rendita energetica. In questi anni, nomino solo questo, 2014, guerra dei prezzi sul petrolio, è l'ultima volta che l'Arabia Saudita si mette con gli Stati Uniti per abbassare i prezzi del petrolio e mettere in crisi la Russia. Guardate che quando l'URSS cadde nel 91, entrò in crisi Gorbaciov, uno dei fattori economici, insomma, se volete non il più importante, però è interessante, è che ci fu il controshock energetico a metà anni 80. Siccome già allora l'Unione Sovietica praticamente cosa esportava? Esportava, oggi è messa meglio perché esporta anche grano, cereali, allora esportava solo più materie prime energetiche, chiaramente il prezzo, no? Questo fu una risposta alla rivoluzione iraniana e appunto un colpo all'Unione Sovietica, chiusa parentesi. Quindi è fallita, gli Stati Uniti, non a caso la Russia, non a caso era scattata negli stessi anni l'intervento occidentale, confusissimo, non ne parliamo,
che probabilmente non siamo neanche dello stesso parere qui, in Siria, il regime change in Siria. Prima hanno utilizzato l'ISIS, poi hanno, loro malgrado, utilizzato i curdi. Hanno poi utilizzato i turchi, caos, lasciamo perdere. Fatto sta che non ci sono riusciti e la Russia però ha dovuto intervenire militarmente. Quindi secondo peccato. Okay. Terzo, l'accordo, l'Arabia Saudita quando ha visto che gli Stati Uniti ti mandano avanti e poi però ti mandano al macello, come succederà in Ucraina. L'Arabia Saudita fa l'accordo OPEC Plus con la Russia, no? Per tenere, diciamo, per controllare la produzione e tenere i prezzi un pochino più su. E nel frattempo la Cina diventa il primo paese importatore di petrolio dall'Iran e dalla, no? Perché poi qui c'è anche tutta la questione dell'Iran e così via. Quindi ne ha fatte troppe. Quindi la guerra in Ucraina, colpo alla pretesa russa eccessiva di gestire la propria rendita energetica e ovviamente vie della seta, attacchiamo l'Ucraina, facciamo terra bruciata, le vie della seta che dalla Cina dovevano arrivare in Germania sono interrotte. Questo è evidentissimo. In più interrompiamo il flusso energetico Russia-Germania, che volete di più? Cioè, ma del resto, 1997, Brzezinski è un grande stratega statunitense, artefice della trappola afghana per l'Unione Sovietica, 79. Brzezinski scrive La grande scacchiera e dice, c'è un capitolo che si intitola Black Hole, no? Buco nero. Lì dice, l'Ucraina ci serve per questo, è un cuneo contro la Russia non gli diamo nulla, anche se poi Putin chiederà inizio 2000, entra nella NATO, cioè, Putin ha fatto di tutto, no? Per non arrivare in questa situazione. Niente, non gli diamo niente. C'è lì il cronoprogramma di come l'Europa dell'Est e la stessa Ucraina deve entrare nella UE. La UE non gliene fotte niente agli Stati Uniti. La UE è che entri nella UE e quindi sei nella NATO. No? È un modo per non dire entri subito nella NATO. Infatti avete visto tutti i paesi dell'Est. E a quel punto la Russia è frammentata. Scritto, 1997. Tra l'altro Brzezinski poi cambiò parere prima di morire, morto 2 anni fa. Kissinger invece vive più di 100 anni, i bastardi vivono tanto. Ma anche Kissinger consigliò Trump a non mettersi contro contemporaneamente Russia e Cina, cioè non avvicinarli, a non costringerli all'alleanza. È un errore quello dell'amministrazione Biden. Guardate, il punto sulla Russia è sempre stato che fosse URSS prima, Russia adesso, è stato quello. Tu Stati Uniti non devi permettere che la Germania si avvicini troppo a Russia e Cina, quindi a un certo punto devi creare crisi geopolitiche di ogni tipo per interrompere questo rapporto, okay? Non deve autonomizzarsi la Germania, intorno alla Germania l'Europa. Ho parlato troppo, dai. Volevo mettere un po' di questioni politiche, ma poi scusate la lunghezza. È stato bravo, 40 minuti precisi. Allora, grazie Raffaele, grazie Simone. Diciamo, io, come avevo detto prima, preferirei che invece che fare un secondo giro di interventi ci fossero anche gli interventi dalla platea ovviamente anche domande rispetto ai due libri che possono dare l'opportunità di approfondire dei concetti, però visto che le due guerre parallele che ha descritto Raffaele non sono materia da libri di storia o da saggi, ma invece appunto dovrebbero caratterizzare anche il nostro agire politico quotidiano. Se ci sono persone che vogliono prendere parola, secondo me è il metodo migliore per proseguire il pomeriggio, ovviamente, cioè, o con microfono o con senza, fatevi avanti e coraggio. Se poi alla fine tutto questo meccanismo e tutto che poi, come dici tu, si forma strategicamente, insomma, c'è da chiedere, ma perché l'ha fatto a questo punto, a parte la questione del Donbass? Che interesse, ecco?
Ma io volevo fare in realtà due domande, nel senso che un po' quello che veniva tratteggiato è l'evocazione di fatto di una rottura della globalizzazione per come adesso, no? Per cui la questione è che caratteristiche può assumere questa, appunto, su un piano intermedio, diciamo, questa anche rideterminazione delle catene del valore, eccetera, eccetera. E quindi anche dall'altro lato, se andiamo a guardare questa questione della guerra, al netto del fatto che oggi in Europa non si sono dati dei grandi movimenti di massa, di contestazione, però è vero anche che comunque c'è un'evidente opposizione nell'opinione pubblica, no? Quindi anche rispetto a questo, rispetto a queste forme di evoluzione, magari se avete qualche spunto rispetto a quali fenomeni si potrebbero dare di risposta, no? Qualcosa abbiamo, intravediamo, no? Adesso non so, c'è questa cosa della Moldavia, per esempio, che però non ho letto molto, che ci viene un po' riportata come teleguidata, russofila, eccetera, eccetera, però non lo so. E invece rispetto più nello specifico alla questione della Cina, il tema che ponevi un po' tu, Raf, rispetto alla questione dell'impatto del Covid, no? Quindi il fatto che si è vista di fatto scoperta la Cina, apre anche un'altra questione, cioè che la questione un po' della frammentazione, cioè del rischio frammentazione, no? E quindi magari su questo un po' tutti e due, sia Raf che Simone, magari se ci dite qualcosa su questo che viene un po' posta come questione. Io invece volevo chiedere, se uno dei, probabilmente il motivo per cui alla Cina interessa Taiwan è per la produzione di materie per le nanotecnologie. Invece un po' di tempo fa si era parlato tanto dei conflitti che ha la Cina con Hong Kong e del fatto che l'Occidente comunque cerca di tirare un po' Hong Kong dalla sua parte. E questo da cosa è dato? E invece la mia domanda riguarda il discorso dell'Europa, in particolare tu prima hai parlato della Germania e questo essere un po' caduta nella trappola degli Stati Uniti. Io ho sempre pensato che questa guerra in qualche modo abbia come obiettivo l'indebolimento dell'Europa, allora mi chiedo, attraverso lo sganciamento, i prezzi, l'energia, eccetera, com'è che ci sono cascati come degli allocchi? Cioè, c'è una strategia proprio anche delle dirigenze europee e dove vogliono arrivare? Perché hanno, invece di posizionarsi ad esempio appunto in una posizione intermedia e dire vabbè, voi siete dall'altra parte dell'Atlantico, noi la guerra ce l'abbiamo qui e siamo tra virgolette a due passi dalla Russia, quindi non scassate il cazzo, noi assumiamo una posizione di mediazione. Perché non hanno fatto così? Perché non glielo puoi dire? O perlomeno alcuni paesi non possono dirglielo. Ecco.
Io rispondo brevemente sulla domanda Hong Kong e Taiwan, che hanno sicuramente molti punti in comune rispetto alla relazione storica con la Cina continentale e quindi con Pechino, però in realtà le divergenze sono molto di più, nel senso che Hong Kong è sempre stata una città-stato e tra l'altro, diciamo, il passaggio che ha riportato Hong Kong in Cina è stato abbastanza liscio, se escludiamo quanto successo nell'estate del 2020 ormai, estate 2019 anzi, e perché nell'87 il Regno Unito tra 84 e 87 organizza il ritorno di Hong Kong alla madrepatria, in parte per l'avvicinamento che descriveva Raffaele, e poi appunto nel 97 c'è stata l'ufficializzazione di un paese due sistemi, quindi veniva garantito a Hong Kong che per altri mezzo secolo, fino al 2049-2047, avrebbe potuto mantenere il proprio sistema politico. Tra l'altro, diciamo, Hong Kong non è proprio una democrazia, assomiglia più all'elezione di un CDA che di un Parlamento, le forme di democrazia che ci sono a Hong Kong, per cui diciamo non proprio imitabili o da auspicarsi per casa propria. E diciamo Hong Kong è stata sicuramente in parte è stata attaccata anche per motivi finanziari, no? Cioè rimettere Hong Kong sotto il completo controllo cinese, e quindi anche un po' andare a distruggere il modello un paese due sistemi, o comunque a ridimensionare molto la portata di che cosa vuol dire avere due sistemi differenti dentro un paese, è perché sicuramente si voleva potenziare il circuito finanziario di Shanghai e di Shenzhen in competizione con quello di Hong Kong, che per motivi storici è molto legato al mondo anglosassone, in particolare a Londra. E però quindi diciamo questa riconduzione all'ordine che c'è stata nel 2019 anche lì è stata una reazione di Pechino a quella che invece erano 20 anni di movimento sotterraneo che c'era ad Hong Kong rispetto al fatto che buona parte della popolazione, probabilmente la quasi totalità, non ha mai digerito questo accordo di un paese due sistemi. E poi diciamo appunto da sotterraneo è diventato molto evidente quando poi in alcune giornate l'80% della popolazione si è recata in piazza per chiedere altro, e poi appunto ci si dimentica anche un altro tipo di democrazia, e c'erano anche poi diciamo molte rivendicazioni di carattere molto più materiale, di condizioni di vita che poco avevano a vedere con Pechino, mentre Taiwan fino al 71 era un altro, cioè era la Repubblica di Cina, e all'ONU nel Consiglio di Sicurezza non sedeva un dirigente del Partito Comunista Cinese, ma sedeva un dirigente del Kuomintang, quindi delle forze nazionaliste sconfitte emigrate a Taiwan, e diciamo poi nel 71 è stata riconosciuta la Cina, però Taiwan è sempre stata sotto l'egida degli Stati Uniti ed è diventato un polo di una trentina di milioni di abitanti, un polo tecnologico avanzatissimo, e in particolare rispetto ai microchip la TSMC, che è l'impresa più importante al mondo di produzione di microchip e dei macchinari per la produzione di microchip, ha proprio sede a Taiwan. È uno dei motivi per cui gli Stati Uniti stanno imponendo al governo di Taiwan e a questa multinazionale di investire 40 miliardi, mi pare, di dollari nel deserto dell'Arizona, e per delocalizzare da Taiwan agli Stati Uniti una produzione industriale che non è mai stata negli Stati Uniti, diciamo, no? Che nasce in maniera autoctona a Taiwan, ma poiché Taiwan è un po' troppo vicina alle basi militari cinesi, alcuni comparti tecnologici, no, i famosi laboratori segreti da film, sono più al sicuro se stanno nel deserto dell'Arizona che se stanno nel sud dell'isola di Taiwan, e questa importanza tecnologica è fondamentale nel futuro, cioè nel senso, nelle relazioni future che purtroppo potrebbero assumere contorni bellici. E poi per Pechino c'è un simbolismo che è legato al fatto che entro il 2049, no, un secolo dopo la presa del potere da parte dei comunisti, Taiwan deve tornare alla casa madre, e quindi no, tre sistemi un paese, i cinesi va bene anche fare 15 sistemi un paese, l'importante è che sia tutto sotto il controllo di Pechino, però
in realtà se sono più le divergenze tra Hong Kong e Taiwan e le loro storie che i punti in comune, se non ovviamente un chiaro antagonismo con Pechino. Ok, magari vado prima sul conflitto ucraino e poi sulla questione della prospettiva, diciamo, del nuovo ciclo, quindi siamo già nella deglobalizzazione, cosa potrebbe comportare questo? Ovviamente sono collegate. Perché la Russia ha attaccato? Allora, possiamo, come fanno gli storici, come farà stasera, no? Come si chiama? Barbero, penso. Cause prossime, cause immediate e cause remote o profonde. Vabbè, nel 2000, quando è che è iniziato? Il 22, giusto? L'anno scorso, 2022, a febbraio. Allora, sostanzialmente, l'anno precedente, il 2021, adesso questi sono due fatti, se ne potrebbero trovare altri, comunque, c'è stata una grossissima esercitazione militare sostanzialmente NATO in Ucraina con le truppe ucraine e poi a fine 21, mi sembra novembre, il governo ucraino di Zelensky insieme al governo di Washington ha firmato un documento la cui sostanza era entriamo nella NATO e via discorrendo. Adesso dovrei andarlo a riprendere, però insomma la sostanza era questa. Mentre fino a fine 21 Putin, appunto fino all'ultimo, ha tentato di chiedere garanzie sostanzialmente a Washington di una, come dire, dell'Ucraina come terreno neutrale. Okay? Questo all'immediato. Allora, vediamo l'aspetto geopolitico. E ricordiamoci che cosa fece la Germania nazista. Cioè l'Ucraina è un cuneo dentro la Russia. Allora, se tu arrivi in Ucraina e poni dei basi missilistiche, tu sei a 400-500 km da Mosca, la deterrenza nucleare è praticamente finita. Nel senso che può passare l'idea che una guerra nucleare si fa e si può vincere col first strike, dal punto di vista statunitense, cioè il primo colpo. Perché su cosa si basa la deterrenza nucleare? Sul fatto che io ti colpisco, ma tale è la contropotenza dell'avversario che mi farebbe tali danni sui civili che appunto evito di colpirlo. Okay. Quindi tu anche dopo il primo colpo deve rimanere un tale arsenale, una capacità di fuoco nucleare da potermi indurre tali danni da distogliermi dall'attacco, dal primo colpo. È chiaro che basi missilistiche e poi diciamo con missile a gittata nucleare lì non dico che distruggerebbero in quanto tale per la deterrenza, perché comunque gli intercontinentali rimarrebbero, però è chiaro che tu colpisci subito Mosca, cioè poi la Russia Mosca e Pietroburgo, cioè è tosto. In più cosa è venuto fuori? Quello che ormai cosa ha detto Merkel che era la meno antirussa, no? Ha detto, noi abbiamo usato gli 8 anni, 14-22, degli accordi di Minsk per fotterti. Cioè nel frattempo abbiamo preparato, si è visto sul campo, 2014 i russi attaccano la Crimea, l'esercito ucraino non prova neanche a rispondere, 8 anni dopo vedete che guerra c'è, cioè hanno armato, preparato, sono intervenuti, no? Tra l'altro in Ucraina combattono chiaramente mercenari, no? di ogni tipo. E non escluso che adesso entrino in maniera un po' più massiccia truppe polacche, perché l'esercito ucraino è stato distrutto una prima volta, una seconda sta per essere distrutto in questa ondata a Bakhmut. Il problema degli ucraini adesso sono proprio gli uomini, cioè la forza lavoro militare. Ecco. Comunque sia, in termini più strategici è chiaro che Putin, cioè il governo russo, personalizziamo sempre un po' troppo, ha cercato fino all'ultimo, no, di non fare questa guerra, perché la trappola era una trappola, però è una caratteristica di essere una trappola nota a tutti, cioè è chiaro che ti vai a mettere in un pantano, no? E tra l'altro forse, ma questo poi lo vedranno gli storici successivi, i servizi segreti russi rispetto a questa preparazione ucraina eccetera forse non erano così,
così pronti, non sono stati così pronti. Comunque sia, però a un certo punto più aspetti, peggio è. Perché aspettare voleva dire, intanto si stava preparando, questo è ancora controverso, lo vedranno gli storici, però probabilmente si stava preparando nella primavera 22 un attacco forte al Donbass da parte appunto del ristrutturato dell'esercito ucraino. Mettiamolo tra parentesi, non è poi così fondamentale. Comunque sia, più aspetti, più perdi, più, no? Quindi è chiaro che combattere una guerra con i fratelli ucraini che nella cultura russa, no, Kiev, metterti di fronte al mondo con quello che chi ha aggredito, da un punto di vista di analisi, aggressore aggredito non fa nessunissima differenza. E dal punto di vista però, diciamo, fenomenologico, no, dell'opinione, è chiaro, no? Che ti hanno messo nell'angolo e sei costretto tu ad attaccare primo, insomma. Come è riuscito a fare Cavour, no, con gli austriaci nel 59. O i prussiani con i francesi nel 70. 1870. Quindi è chiaro che a un certo punto Putin, la dirigenza russa ha ritenuto, poi anche con un'opinione pubblica che all'inizio è rimasta disorientata, insomma, no. Adesso sta crescendo il consenso perché si sta capendo che intanto è una guerra per procura, però anche qui attenzione, guerra per procura non è precisissimo, che nelle guerre per procura, diciamo, della guerra fredda, certo URSS e Stati Uniti, però su altri terreni. Ma non è che erano di solito diretti, sì, c'erano i cosiddetti consiglieri militari, ma non è che c'era l'esercito statunitense, no? Quasi direttamente. Ci dice che sta cambiando, è cambiato qualcosa. Insomma. E ovviamente che la Russia nella guerra fredda si era creata gli stati cuscinetto, a torto a ragione, le democrazie popolari. E qui è ai suoi confini. Cioè la questione è molto più drammatica, cioè può scappare di mano molto più facilmente. Guardate che in questa guerra è stato sdoganato sostanzialmente il possibile uso del nucleare, nel senso che se tu metti a tal punto nell'angolo la Russia, io non lo ritengo probabile, ma questa volta lo ritengo possibile. Mentre la guerra fredda si basava sull'assunto che Raymond Aron sintetizzò così: guerra improbabile, e guerra nucleare si intendeva, pace impossibile. Questo era un po' il binomio, no, della guerra. E qui si sta scardinando questo, no? Ovviamente se la Russia, immaginate, usa il nucleare, potete immaginare, no, che e la Cina non a caso sta intervenendo sempre di più, perché ovviamente la Cina ha tutto interesse a che la Russia non usi il nucleare e quindi non passi come quella che ha aperto alla fase delle guerre nucleari. Ma questo lo può fare se la Russia non perde. La Russia non perde se la Cina, in modi diretti o indiretti, lo sostiene. Quindi è una situazione veramente diversa da quelli che hanno la mia età, che hanno visto la coda della guerra fredda, insomma, anche i missili degli anni Ottanta, eccetera, eccetera. Ok. Anche la stessa Cuba è diversa come crisi del 62, perché lì c'era un merce di scambio, per così dire, no? Infatti gli americani poi concessero segretamente ai russi di non portare delle dispositivi militari sul Mar Nero in Turchia, così ci fu uno scambio quindi diciamo, ovviamente in questo ha contato, c'è sempre un calcolo, no? Come dicono gli analisti. Certo, probabilmente la dirigenza russa non si aspettava una delle classi dirigenti europee così appiattite, per non usare termini scurrili, su Washington. Cioè, innanzitutto anche questa cosa che si è fatta ingannare da Merkel per 8 anni, insomma, si sono rivelati da un certo punto di vista abbastanza ingenui. Secondo me, no? È ovvio che quando sei più debole devi far di tutto per evitare lo scontro militare, perché guardate che qui siamo allo scontro tra la Russia con 40-50 paesi, ovviamente non direttamente, no? Ma intanto non è che ci sono solo ucraini a combattere in Ucraina, quindi già anche questo, e così via. Quindi
il calcolo sulla, sulla Unione Europea si è rivelato clamorosamente sbagliato, ma come ci stupiamo noi, si sono stupiti anche i russi in un certo senso, e qui avveniamo al punto, poi ovviamente si può andare ancora più nel profondo, no? A livello di così. Ok, l'Unione Europea, le classi dirigenti, perché ci sono cascati? Diciamo, ha stupito un po' tutti il fatto, comunque la portata, come dire, il non aver neanche provato, no? a dire ma proviamo a negoziare, che poi Putin cosa chiedeva? Chiedeva l'autonomia del Donbass, che questi non ammazzassero i russi, non gli togliessero l'uso della lingua, cioè non è che chiedeva, e ovviamente di tenere la Crimea, che però storicamente è stata russa, è sempre stata russa, abitata penso all'80-90% da russi e così via. E neanche questo bastava. E qui il discorso è, allora, intanto l'Europa non esiste come Stato, mettiamocelo in testa, e non esiste neanche come confederazione forte di Stati, quindi questo, e qui noi andiamo in un ciclo in cui ce l'hanno contata la globalizzazione, l'impero, gli Stati non contano più, certo non contano più gli Stati che non contano un cazzo, andate a dire a Washington che non conta, no? Qui ci siamo messi in testa delle minchiate, no? Negli anni precedenti, durante il No Global. A torto o ragione, insomma, era un'altra fase, quindi non è colpa di nessuno. Eravamo in tutt'altra fase. Qui le si vede che da tutti i punti di vista le categorie degli anni 90-2000 non reggono più da nessun punto di vista. Discutevo l'altro giorno con Maurizio Lazzarato, no? Che ha fatto una svolta nella critica, no, all'uso di Foucault, a Impero di Ne, cioè, e così via, ma non è l'unico, insomma. Ora, non è uno Stato, io direi questo, andiamo al cuore del problema, è un po' la battuta che ti facevo prima e mi è andata l'acqua di traverso, cioè il calcolo a perdere, però in un certo senso realistico, delle dirigenze europee. Diciamo, mettendo tra parentesi il fatto che, per esempio, la von der Leyen, ex ministro della difesa tedesco, non c'è ministro tipo Crosetto, no? Cioè non c'è ministro di un paese europeo della difesa che tratti armamenti e così via, che non debba avere il lasciapassare statunitense, ok? Quindi Merkel è stata costretta. Quindi potremmo prendere uno a uno i personaggi, però personaggi e vedere quanto sono legati. Però non è tanto questo il problema. Fate conto che lo stesso telefonino di Merkel era come si dice, intercettato, mentre c'era il democratico Black Obama, no? Quindi lasciamo. Ma gli intrecci, il controllo dei servizi segreti statunitensi sui dispositivi militari e dei servizi europei è pazzesco. Non esiste autonomia dei servizi segreti europei, non parliamo autonomia militare, ma avete visto in Libia nel 2011, hanno provato inglesi e francesi a far da soli, hanno dovuto intervenire gli Stati Uniti, non esiste, cioè la vittoria degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale hanno creato dei protettorati, cioè la sovranità, non solo non esiste l'Unione Europea come Stato, ma c'è la semisovranità di Germania, Italia e così via. La Francia, sì, ma è sempre velletaria. No, come sono i galletti francesi, la sparano sempre, ma poi nei fatti vedete che Macron ha cercato, ma comunque non hanno, no? E non parliamo poi della Gran Bretagna, che è ovviamente si dice la special relationship, no? Tra l'altro i servizi segreti, l'apparato militare statunitense è stato molto proprio modellato, no? Sui servizi inglesi e così. Allora il punto però è questo, lasciamo perdere i venduti, ma il costo di dire no su una cosa così grossa, sì sull'Iraq, ma sull'Iraq o la Germania sulla Libia, mi tengo fuori ma non ti, qui dire no voleva dire sostanzialmente, chi è che sta dando soldi e armi all'Ucraina? Sì, gli americani stanziano, ma paghiamo noi, cioè dire no in questo caso agli Stati Uniti voleva dire quella guerra non si fa. Allora i costi del dire no agli Stati Uniti sono comunque, e questo è un calcolo realistico, diciamocelo all'immediato, non strategicamente, sono più alti, infinitamente, cioè decisamente più alti
che partecipare a questa guerra sperando, trattenendo, sperando che finisca e così via. Ma del resto uno di questi costi l'abbiamo visto, il sabotaggio statunitense di Nord Stream 2. Ma vi rendete conto che è un atto di guerra? Non si può parlare in Germania di questo. Com'è? È deciso che è statunitense. Ma da... A parte che Seymour Hersh l'ha tirato fuori. Ma lo so... Ma non prendi... cioè, in Germania, nel governo, nei media, ma anche tra i compagni, non si può parlare. Perché se tu parli di questo, inizi a mettere in discussione la natura della guerra. Ecco, nella sinistra tedesca c'è... cioè è finita la sinistra tedesca, no? La manifestazione di Berlino del sabato scorso, convocata al di fuori della Linke dalla Wagenknecht, che è una sorta di populista di sinistra, no? In salsa tedesca, una cosa strana, è stata boicottata dal partito, dalla Linke. Non vi dico i commenti nei social dei compagni della ex autonomia, della sinistra radicale, no? Commenti del tipo: chi va lì è la feccia della società. Perché la feccia della società? Perché non è stato posto un discrimine destra-sinistra contro i populisti di destra, contro l'AfD e così via. No? Perché il punto era la pace e basta con l'escalation e l'invio di armi e così via. Quindi guardate che questa guerra è uno dell'inizio che sconvolge tutti i rapporti sociali, politici. No? Ma non solo da noi, anche in Russia. Se voi vedete in Russia, Putin inizia ad attaccare ma non solo a parole, concretamente i cosiddetti oligarchi, che poi si chiamano gli oligarchi russi, lasciamo perdere, se andiamo a vedere Soros, allora che cos'è, a livello di centralizzazione dei capitali, ma lasciamo perdere. Cioè, Putin deve, in un certo senso, assumere una posizione, prendere delle misure economiche, sociali, per compattare la società russa, diciamo, più sul modello, e anche l'economia, più sul modello cinese. Quindi più centralizzazione, meno spazio ai privati, i cosiddetti oligarchi, e più consenso, io direi, tra virgolette, populista sovranista, diciamo così. Qualcuno potrebbe dire nazional bolscevico, ma lasciamo perdere questa etichetta che ci porta troppo lontano. Quindi per chiudere sull'Europa, il calcolo, quindi c'è un controllo pazzesco sui dispositivi militari, dei servizi segreti, sui politici, tutti intercettati, tutti ricattabili, però a un livello più profondo, secondo me, è questo. Allora, questo non vuol dire che l'Europa è destinata a stare sotto l'Europa, i paesi europei sotto gli Stati Uniti, perché, come diceva Vincenzo, beccato subito che non era attento, no, perché è stato mio studente, allora ci prendevamo in giro. Cioè non vuol dire che l'Europa è destinata e così via. Giustamente la cosa interessante, tra le cose interessanti di questa guerra, la guerra smuove sempre anche i rapporti sociali e politici, sempre. Ma del resto la rivoluzione russa è partita da una guerra. La cosa interessante è questa, che per la prima volta in Europa occidentale abbiamo una notevole parte della popolazione, anche solo se a livello però di opinioni non fattivo, di mobilitazione, che ha capito che gli americani sono lì per fotterci. Cioè non c'è mai stata un'ondata così forte di anti-americanismo, capiamoci, confuso, ambiguo, molto spesso opportunista, quindi non, no, però è così. Cioè, non, ed è io ho sentito dei colleghi del PD dire: ma allora era meglio Trump di Biden, detto da un PDessino, da una PDessina. Quindi effettivamente qual è la condizione? La condizione è ovviamente che ci siano, a partire da condizioni economiche così, cioè ripartano delle lotte, delle mobilitazioni sociali che cambino queste classi dirigenti. Questa è l'unica condizione, però questo vuol dire che le contraddizioni devono approfondirsi. Certo, se la guerra continua e lo scontro con la Cina e così via, è chiaro che comunque si approfondiranno. Allora, qui è importante una cosa, cioè, parliamoci chiaro, diciamo, se si crea un'ondata anti-americana, la tendenza a un partito anti-americano, che ovviamente non è un partito classista, no? Ma su posizioni che in qualche modo richiamerebbero il primo momento del populismo che abbiamo visto in Europa occidentale. Lasciamo perdere gli Stati Uniti, che è peculiare, con Trump. E beh,
voi credete che la sinistra possa intercettarlo? Allora, la sinistra istituzionale, Vajoletta, è la più guerrafondaia, no? Poi è arrivata Meloni, ma Meloni perché è più guerrafondaia, così appiattita? Perché la Meloni è la piccolo borghese della Garbatella, scusami, non ce l'ho coi romani, che deve entrare nei salotti buoni. Come entri nei salotti buoni, tanto più in questo contesto? Spiaccicandoti su quello che dice l'ambasciatore americano a Roma, è ovvio, lo farebbe chiunque di noi per arrivare lì, giusto? Dai, non perché è romana. Vabbè, però i romani poi hanno una capacità, dai, 2000 anni di chiesa, un po' di leghismo ogni tanto ci vuole, visto che la raccogliere le bandiere del leghismo lasciate cadere dalla Lega. Scusate, ormai a quest'ora possiamo lasciarci andare. Spero che non registriate. Porcaccia, vabbè, ma lo dite adesso, scusa. No, questo è veramente un brutto colpo. Comunque, ho perso il filo. La Meloni è così, cioè perché deve entrare, ovviamente deve accedere, quindi è ovvio, no? Ora, però, interroghiamoci anche noi, no? O diciamo sinistra, non come ci vogliamo chiamare. Cioè, in un anno siamo stati in grado, non dico di intercettare, ma di andare a inchiestare il malessere sulla guerra? Non lo so, no. Per me, no. Cioè, e c'è Greta. E poi c'è la questione climatica, c'è il decreto anti-rave e si fa la manifestazione sui rave, così via. In un anno una cosa così grossa come la guerra non abbiamo neanche provato a far qualcosa, cioè parliamoci chiaro, a discutere. E all'inizio addirittura il problema sembrava quasi che fosse, non sto parlando solo di noi, ma in generale della nostra area che ormai si è sbrindellata. All'inizio c'era l'imperialismo russo come primo fattore. Adesso, state attenti, è interessante perché anche nell'ambiente anglosassone della radical left si inizia a... allora, siccome esce fuori che questa è una guerra dove gli Stati Uniti hanno un ruolo centrale, si inizia a parlare di imperialismi, al plurale però. Cioè, e questo è interessante anche perché è uscito un documento di Brancaccio, per esempio, questo marxista keynesiano, questo economista, che è uscito addirittura sul Financial Times. Interessante, perché si inizia a dire, ma forse, vabbè, recuperiamo il fatto che la guerra è imperialista. Però è imperialista perché? Perché chiaramente è imperialista gli Stati Uniti, così, però perché imperialista è la Cina, imperialista la Russia. Allora andiamo a discutere cos'è l'imperialismo oggi. E vediamo se possiamo mettere sullo stesso piano e che conseguenze ha. Il che non vuol dire assumere il principio il nemico del mio nemico è mio amico. A seconda di come denotiamo quel nemico, se per nemico mettiamo la Russia, allora siamo filo-ucraini. Lasciamo perdere i filorussi che sono un'estrema minoranza, i filorussi proprio quelli per Putin, per i rossobruni, lasciamo perdere, no? Ma è ovvio che non è un principio, no, che ti porta da nessuna parte. Non ti porta da nessuna parte innanzitutto perché noi al momento dobbiamo riconoscere che non abbiamo nessuna possibilità di influire sui fatti. Nessuna. Questo è l'inizio di ogni saggezza, capire dove stai, no? Che forza hai. Quindi pensare in questi termini sarebbe suicida, ma anche chi lo fece, se ci pensate, io pensavo l'altro giorno, un'analogia... Lotta partigiana in Italia, risorgimento italiano. Lì c'erano delle forze armate, rispettivamente i partigiani e i mazziniani, armate, che quindi contavano, no? Che potevano influire, hanno influito sugli eventi. Okay? Adesso l'analogia non tiene tanto, adesso lasciamo perdere, però effettivamente la lotta partigiana in Italia ha, da un lato, ragionato nel senso che chi è il nemico del mio nemico, cioè i nazifascisti, gli americani, gli angloamericani. Ok, e quindi in qualche modo, spinti anche dal PC e dall'Unione Sovietica, facciamo l'alleanza, cosa praticamente inevitabile, dati quei rapporti di forza. Con le armi incidiamo, in effetti, la Costituzione, il passaggio all'Italia repubblicana. Dopodiché, questo a breve, poi hai mollato le armi, hai perso i rapporti di forza, e c'è stato il regime democristiano praticamente fino allo scoppio del 68. Quindi a medio-lungo neanche lì ha pagato.
eppure eravamo armati. Figuriamoci, no? Quindi lasciamo perdere il nemico del mio nemico e il mio amico. Bon. Allora non può incidere. Qual è, secondo a mio modesto avviso, il criterio? Qual è il nemico principale? Cioè, visto che questa guerra ci interessa sempre più direttamente, sulla nostra, e tutto quello che ci sta dietro, di cui abbiamo discusso questo pomeriggio, a quel punto io mi devo chiedere chi è meglio che perda. Ovviamente il più forte non può perdere, non possiamo pensare che gli Stati Uniti perdano, ma è il mio interesse che la Russia venga sbrindellata? Senza che questo voglia dire siamo filoputiniani, siamo rossobruni e così via. È interesse che la Russia venga sbrindellata, che quindi la Cina venga isolata, che quindi gli Stati Uniti riescano a fare quello che hanno fatto negli anni 70, cioè essere in estrema difficoltà e rilanciare il proprio dominio globale. A quel punto abbiamo altri 50 anni di dominio americano. Ragazzi, diamoci a qualcos'altro e non alla politica, perché i discorsi sarebbero chiusi. Dopodiché, secondo me, ci sono dei fattori ancora più a fondo dell'accumulazione mondiale, eccetera, eccetera, di cui abbiamo parlato, che comunque rimettere... Però, parliamoci chiaro, perché oggi i giochi si fanno a livelli di grandi stati che dietro, però, attenzione, hanno grandi masse, classi. Qui i giochi si fanno veramente grossi. Dobbiamo toglierci la mentalità del piccolo centro sociale, del movimento. Tra l'altro, dov'è questo movimento? E iniziare a, ovviamente, ripeto, consapevoli che non contiamo un cazzo, che al massimo possiamo fare un discorso di preparazione, diciamo, politica, ok? Però intanto è la prima volta che io vado dalla panettiera sotto e posso criticare gli americani. Se continuo, avrà delle ripercussioni, cioè apre qualche cosa il fatto, e qui vengo alla domanda di Vincenzo, cioè che comunque noi non siamo ancora alla deglobalizzazione, non siamo alla deglobalizzazione, abbiamo questa strana sfasatura, no? Per cui geopolitica, da un punto di vista geopolitico, i giochi si iniziano a fare duri, però diciamo in qualche modo è interesse di entrambi, Cina e Stati Uniti in maniera differente, e anche degli altri attori, soprattutto nel sud del mondo, che la globalizzazione non fallisca completamente, no? Per i motivi che dicevamo prima. Questo non però c'è qui la contraddizione, perché gli Stati Uniti stanno attuando il decoupling selettivo. Decoupling selettivo vuol dire, cara Cina, ti sgancio dai settori più alti di tecnologia e cerco di ristrutturare le filiere internazionali cercando di togliertene dei segmenti. E allora abbiamo il reshoring, tipo microchip venite a costruire in Arizona, o il friendshoring, cioè tolgo dalla Cina e metto in India, metto in Vietnam e così via. Questo ne abbiamo parlato, ma è molto importante, è proprio la strategia di Biden, no? Affinata su quella di Trump. Al tempo stesso però è chiaro che tu oggi, per quella che è l'importanza della Cina nell'economia mondiale, fai questa cosa qui, e beh, però le tue multinazionali lo pagano, porti le fabbriche di microchip in casa, si crea sovrapproduzione, aumentano i costi, cioè nel mondo, nell'elite economica statunitense c'è tutto un dibattito su questo, c'è chi dice attenzione che se rompiamo la globalizzazione, e si rompe la globalizzazione se si va allo scontro con la Cina, uccidiamo la gallina dalle uova d'oro, su cui siamo, tutta la nostra finanza regge sul valore futuro prodotto da cinesi, da indiani e così via, oltre che ovviamente qui. Quindi le contraddizioni sono, e dalla parte cinese ovviamente no, cioè se si rompe la globalizzazione in questo momento, per la Cina è arrivato troppo presto il 2008, è arrivato troppo presto lo scontro con la Russia, Russia-Stati Uniti, la guerra, no? E quindi sono in un certo senso anche loro terrorizzati, ma questo li spinge ovviamente ad accelerare il cambiamento del modello di sviluppo che dicevo prima. Quindi le contraddizioni le abbiamo più profonde, le abbiamo tutte avanti, anche se adesso non contiamo un cazzo, però almeno facciamo igiene mentale, igiene politica, cioè diciamoci le cose, diciamo i problemi, come stanno, e quindi le nostre debolezze, il nostro deficit, altrimenti non andremo da nessuna parte. Io sono convinto, se qualcosa si muove a livello anche europeo, di dinamiche profonde, quello che ho chiamato il secondo momento del neopopulismo, che già prima della crisi dicevo, attenzione, se si darà, necessariamente dovrà essere più anti-americano. E quando ci troviamo con gli americani, ci troviamo come coi forconi, pezzi di merda di destra, complottisti, no? Insieme ai pacifisti, ai cattolici. Cioè,
qui le nostre categorie di movimento, di destra e sinistra, sono saltate, stanno saltando, sono solo ancora nella nostra testa. Allora, sì, siamo quasi alle 2 ore di dibattito, non so se ci sono, altre domande o se Simone tu vuoi toccare qualcos'altro. Guarda che il potere dei presidenti statunitensi è molto, cioè sono un po' Hegel diceva quello che mette il puntino sulle i, no? Allora parlava del re prussiano, cioè è tutto un gioco che di cui noi conosciamo solo una piccola parte, no? Di scontri interni, di fazioni di borghesia. Sostanzialmente gli Stati Uniti, se guardiamo, facciamo un'analisi proprio delle quelle che si chiamano le frazioni di borghesia, sono fondamentalmente su due campi, cioè si contendono due posizioni, scusate, sono un po' stanco. Cioè una dice, capisce che bisogna andare a una ristrutturazione tecnologica profondissima, perché qui anche la produttività dei paesi occidentali è calata, è in continuo calo, l'accumulazione di capitale cioè qui siamo ripresi in parte dalla crisi, cioè se non c'era il Covid si andava in recessione già nel 2020. Poi sapete quanti miliardi, quanta liquidità hanno buttato per tamponare, dicono il Covid, ma per tamponare questa crisi? Quindi c'è perché una delle cause dell'inflazione è anche la pazzesca spesa pubblica, no? Non è l'unica e non è quella di fondo, ma non importa. Quella di fondo sono i sovrapprofitti dei monopoli, no? Di cui ormai di monopoli, chi parla più di monopoli? Chi parla più a sinistra di imperialismo? Ma figuriamo. Però voglio dire, quindi gli Stati Uniti, cioè l'altra è soprattutto la finanza. E a metà c'è Silicon Valley, dice no, continuiamo con questo modello finanziarizzato, il che però comporta ovviamente che i cinesi ci stiano e quindi comporta che andiamo allo scontro, no? Quindi sono anche loro, non c'è già una grande, quella che gli americani chiamano, gli statunitensi, una grand strategy, non c'è, perché per loro, anche per loro c'è un panorama inedito. Sì, sull'Ucraina sono andati quasi, come dire, per inerzia, no? Era stata preparata. Putin a un certo punto è intervenuto, ha torto a ragione, ed però non è che è tutto preparato, leviamoci dalla testa queste cose. Quindi io non lo so, Trump ieri cosa ha detto? No, però è ovvio che cioè chi governa sono gli apparati, lo stato, quello che si chiama lo stato profondo, ripeto, senza complottismi, no? E quindi capire che sintesi uscirà fuori dagli Stati Uniti, cioè se andare subito allo scontro con la Cina, prima che la Cina cresca troppo, anche militarmente, qui ritorno alla questione Taiwan, oppure aspettiamo, e al tempo stesso, quanto hanno tirato troppo la corda con gli europei, e allora sull'Ucraina iniziano a mollare, perché poi no? Quindi, no, come sempre, non è predeterminato. Trump, io non lo so se lo rieleggono, non ho idea, e che cosa poi, che vincoli avrebbe. Guarda, quando Trump è andato su, gli hanno fatto le cause contro, la giuridicizzazione della politica negli Stati Uniti è pazzesca. Cioè i margini, l'hanno tenuto 4 anni a bagnomaria con questa questione dell'influenza degli hacker russi, cioè i margini sono veramente, se tu non sei proprio dentro l'establishment, e Trump lo è solo economicamente ma non politicamente. La variabile indipendente è sempre quella che cosa avviene nella società. Cosa avviene nella società? Cioè, se ci fosse una ripresa forte anche lì di movimenti nazionalpopulisti negli Stati Uniti, è chiaro che Trump. Però anche lì non è che il Trump 2.0 può fare quello che. Cioè, lì era la novità. E qui le cose diventano tutte più complesse, contraddittorie e quindi più caos. In fondo, noi siamo a una crisi ordinativa del sistema internazionale, cioè gli Stati Uniti lo reggono, sono indispensabili per gli stessi cinesi, ma creano più caos che ordine e, come dire, sono sempre più parassitari, cioè
quello che prendono più di quello che danno, perché hanno dato garanzie della globalizzazione, i cinesi ci sono stati, i russi ci sono stati, cioè queste sono tutte borghesie che fanno i loro calcoli, non è che sono antagoniste. Adesso sarà sempre più difficile per gli Stati Uniti garantire ordine, garantire circuiti internazionali, eccetera, eccetera. Dopodiché, non, sinceramente non lo so, bisogna sempre vedere le determinanti delle dinamiche sociali profonde. Non so, in questo momento negli Stati Uniti, fate conto che Biden ha ripreso in parte il programma trumpiano, l'ha accentuato sulla, ovviamente ha aggiunto la Russia, ha dato molti soldi, tutti i sussidi che ha dato Trump, pazzeschi, durante il Covid, Biden li ha raddoppiati, in più Biden sta facendo sta politica, bisogna vedere quanto sarà retorica, quanto reale, di reshoring, cioè riportiamo i posti di lavoro buoni nelle manifatture per il worker americano. Quindi il trumpismo è già passato, poi c'è la forma bideniana, potrebbe esserci una forma Trump 2.0, non lo so, sinceramente non lo so. Sforate le due ore, io ringrazio ancora sia Raffaele sia Simone, penso sia stato un pomeriggio proficuo di discussione. Adesso io non ho imparato il calendario in memoria, però c'è un concerto adesso nel secondo pomeriggio, mentre appunto questa sera, come ben no, tranne Raffaele, tutti conoscono Alessandro Barbero, che sta questa sera qui alle 9. Grazie a tutti e a tutte ancora.